Ciao, ciao a tutti! Ancora un piccolo video di acquisti creativi di quest'estate. Voglio mostrarvi un po' di acquisti che ho fatto insieme alla mia amica Daniela di Il Gufo Dormiglione, perché abbiamo fatto questi acquisti online, dividendo le spese di spedizione. Abbiamo preso alcuni fili da Wiresco UK. Visto che io avevo ancora diversi fili presi da Palmer Metals, ho preso solamente quelli che mi mancavano. E quindi ho preso i fili argentati, questo di spessore 1 mm, questo di spessore 0,8 e questo di spessore 0,6. Sono tutti e tre di tipo non tarnish e li ho pagati 1,70 euro a confezione e devo dire che sono davvero più economici di quelli di Palmer Metals. Adesso non ricordo i prezzi a memoria, ma mi sembra di ricordare che da Palmer Metals costino qualcosina in più. Poi ho preso un kit, una confezione di fili di rame. Ed era una confezione con gli spessori già assortiti, quindi c'è 1,25 mm, quello da 1 mm, quello da 0,8 mm, quello da 0,6 mm e quello da 0,4 mm. In questo caso non ho preso il filo non tarnish, ovvero quello che non scurisce, perché volevo invece provare a scurirlo con il metodo dell'uovo sodo. E la confezione di fili in rame l'ho pagata in tutto 6,30 euro. Questi prezzi sono senza IVA, l'IVA sul totale è di 4 euro e poi la spedizione sarebbe stata di circa 11 euro e l'abbiamo appunto divisa a metà. Un altro acquisto online che abbiamo fatto insieme è un acquisto su Etsy per quanto riguarda questi calchi in silicone. Io adesso non ricordo il nome del negozio, poi magari vi metterò il link nell'info box, ve lo scriverò da qualche parte. Comunque, visto che Daniela lavora la resina, lei ha preso alcune forme e io ne ho prese altre che voglio utilizzare con le paste polimeriche. Ho acquistato questo calco qui che ha delle forme a ciambella che mi mancavano e quindi ho deciso di provarle. Poi nei prossimi video vedrete come vengono i cabossoni in pasta polimerica e poi ci hanno mandato in omaggio questo calco per il cuore che Daniela ha dato a me e la ringrazio ancora una volta. Inoltre mi ha dato alcuni cabossoni in resina fatti con questo calco qua. Quindi con la resina il risultato è questo. Con le paste polimeriche sarà un pochino differente, ma comunque già si può vedere bene la forma. Poi, visto che sono passata da Torino a prendere i miei acquisti, ha pensato bene di portarmi a fare altro shopping creativo e siamo andate da Viridea, che è un negozio grandissimo, ha tantissime cose, anche piante, animali, cose per la casa, per il giardino e ha un reparto di hobbistica. La maggior parte dei prodotti sono prodotti stamperia. E anche altre marche, altre cose di altre marche. Allora, vi faccio vedere cosa ho acquistato da Viridea. Ho preso due colori per seta a 2,90 euro della stamperia e credo che siano simili a quelli che ho già acquistato da Opitec, che poi magari vi farò vedere in un altro video. Perché vorrei fare proprio un tutorial molto semplice sulla pittura su seta. Perché sto utilizzando appunto della seta bianca poi colorata da me per fare la base di alcuni braccialetti in embroidery. Ma visto che ci ho preso gusto, penso che dipingerò anche alcuni foulard da utilizzare propriamente come foulard appunto. Da Opitec avevo preso il kit di colore base, che sono 5 o 6 colori, adesso non ricordo con precisione.
E non avevo questi altri due colori che a me piacciono moltissimo, il rosa chiaro e il turchese. Sempre per la pittura su seta ho preso queste puntine che servono a fissare il foulard di seta o il pannello in seta su un telaio. Poi ho preso il filo di nylon trecciato, quello per fare le infilate semplici di collane perché dovevo sistemare alcune collane di mia madre. E mi mancava questo filo, l'ho pagato 4,30 euro, che sinceramente non è poco. L'ultima volta l'ho preso diversi anni fa e l'avevo preso da Macca a Roma e costava molto molto meno, anche perché era in maggiore quantità. Questo sono giusto 9 metri, invece le bobine che prendevo prima credevo fossero almeno da 30 metri. Comunque mi serviva perché dovevo sistemare queste collane e quindi l'ho acquistato. L'ho anche già parzialmente utilizzato, quello che vedete qui non è tutto il filo che c'era all'interno. Poi ho preso sempre di Stamperia questo timbro che mi piaceva moltissimo per un effetto un po' vintage. E c'è anche qui il prezzo, 2,60 euro. E poi ho preso questi due fogli, transfer glitter per stoffa. Questi fogli vanno ritagliati e poi vanno applicati sulla stoffa con il ferro da stiro in questo modo e possono essere tagliati sia con le forbici che con la Big Shot. Infatti si vede anche la fustella qui nella figura. È scritto anche nel retro. Voglio vedere se per caso si tagliano anche con la silhouette. Devo fare delle prove e ho preso questi due colori, l'argentato e il turchese, e vorrei provare ad utilizzarli per decorare delle magliette. Poi c'era tutto un reparto dedicato alle pietre dure e ho preso uno smeraldo burattato. Questo in realtà l'ha scelto mio marito perché piaceva a lui. Adesso non so di preciso cosa ci farò o se lo terrà da parte lui, perché anche a lui piacciono molto le pietre. E ho preso tre pietruzze miste da un cesto appunto di pietre miste forate. Queste qui hanno un buco trasversale e in questo negozio c'erano appunto tanti cestini con queste pietre burattate senza la foratura e poi c'era solamente una vaschetta con le pietre forate tutte mescolate insieme, quindi adesso non so esattamente che pietre siano, potrei dire rodocrosite, ma non sono sicura al 300%. E ho deciso di prendere queste forate perché di pietre burattate non forate già ne ho diverse da parte. Ogni volta mi devo un po' cervellare per capire come poterle incastonare e invece con queste qui forate è tutto molto più semplice e vorrei utilizzarle con la tecnica wire. Infine, ho preso quello che vedete come sfondo che è del feltro stampato di Stamperia. L'ho preso perché era in offerta a metà prezzo. Questo era il prezzo originale che poi è stato scontato in cassa della metà. Anche questo qui vorrei fustellarlo con la Big Shot, non so esattamente ancora cosa ci farò, però mi piaceva moltissimo il disegno e mi sono lasciata tentare dal fatto che fosse in saldo, appunto. E anche stavolta con i miei acquisti creativi ho terminato e spero di non avervi annoiato. Vi saluto e ci vediamo presto con il prossimo video. Ciao ciao!